Ciao a tutti ragazzi, io sono Giulio dei Peppers Bro e oggi, dopo diversi mesi di video in cui abbiamo spiegato consigli su come coltivare i peperoncini al meglio, andiamo a vedere un po' di risultati che siamo riusciti ad ottenere grazie anche a proprio ai consigli che vi abbiamo dato. Come spesso accade, tanti di voi non siete iscritti al canale e vedete i video senza essere iscritti. Noi vi chiediamo di iscrivervi perché a voi non costa nulla, ma a noi fa davvero una grande differenza per continuare a crescere e a migliorare. Bene ragazzi, passiamo alle piante. E non vi nascondo che sono molto soddisfatto perché nonostante una stagione molto altalenante in quanto a piogge, in quanto a temporali, tempo instabile, freddo e poi caldo, forse anche troppo esagerato perché ci sono stati dei giorni davvero davvero caldi che sì, va bene il sole, va bene il caldo, ma le piante di peperoncino anche il caldo esagerato lo soffrono. Nonostante tutto sono molto soddisfatto perché abbiamo raggiunto dei risultati ottimi. Quindi dopo mesi di teoria passiamo alla pratica, mi sento in dovere di mostrarvele per farvi vedere proprio il risultato di tutto quello che abbiamo applicato e che abbiamo consigliato nel canale ai nostri iscritti. Iniziamo subito direi con questa pianta, l'ho scelta a caso ma è una delle più alte ed è davvero bella. Questo qua sulla carta dovrebbe essere un Carolina Reaper Purple, come potete vedere è un po' più scura, ha un po' delle piccole venature che vanno al nero, ovviamente è verde ma è più scura di altre, anche i gambi e i rami insomma sono più scuri di altre, paragonate anche per esempio a questo, se riesci a inquadrarlo, questo Carolina Reaper che è qua dietro. Eppure i frutti, ahimè, non sono purple, cioè non sono viola, ma sono rossi, un rosso vivo, sono dei classici Carolina Reaper. Ora non riesco a capire il perché, può essere che alcuni semi siano instabili, alcune varietà ci facciano questi scherzi, però noi ce la portiamo a casa lo stesso perché questa pianta è davvero, davvero bella. Guardate la mia altezza, più o meno, cioè io sono 1,80 m quasi, la pianta è alta più di 1,50 m, quindi davvero un risultato fenomenale. Ci sono un sacco di frutti che ancora devono maturare, ma che nel giro di un mese arriveranno a completa maturazione. Davvero fantastica. Poi direi di spostarmi subito sulla pianta a fianco. Perché? Perché anch'essa è un Carolina. Questo è un Carolina Reaper Red, quindi classico. Anche sulla carta lo doveva essere e anche in realtà lo è. E ve lo mostro perché rispetto a quest'altra che vi ho appena mostrato, ho applicato la tecnica di potatura ad alberello che hanno spiegato Ema e Ale in uno dei nostri video passati. Come potete vedere ho eseguito la potatura, la pianta dall'alto è molto più diciamo svuotata all'interno, più leggera, e come potete vedere ai lati ci sono tantissimi rami e tantissimi fiori. Mi aspetto che questa pianta faccia una produzione di gran lunga maggiore a quella che vi ho mostrato prima, proprio per questa tecnica di potatura. È un po' più indietro come frutti, ma stanno iniziando a venire fuori, sono davvero davvero tanti. Ora state bene attenti perché questa pianta mi ha fatto davvero emozionare. Credo di non aver mai avuto una pianta con così tanti frutti e rigogliosa in questo modo. Vi presento l'Abanero Mustard. Questa pianta è, oltre che molto grande, ampia, foglie belle, diciamo rugose, insomma in perfetta salute, verde, di un verde acceso, guardate quanti frutti ha prodotto, cioè è una roba incredibile, è una cosa veramente assurda. Li ho contati, sono circa 85-90 frutti, ma ci sono anche tanti altri fiori che poi diventeranno frutto, quindi questa pianta supererà le 100 unità di peperoncini prodotti. Sono molto soddisfatto perché siamo stati più attenti sotto il punto di vista dell'utilizzo del terriccio e della combinazione con altri prodotti e con altre tecniche, diciamo, per cercare di ottimizzare, di migliorare, di alzare ancora l'asticella rispetto agli anni precedenti. Perché è facile parlare nei video su come coltivare, come fare eccetera, ma poi nel pratico non è facile sempre avere anche risultati, e quindi in questo caso i risultati stanno parlando per noi e sono davvero davvero soddisfatto. Bene ragazzi, siamo passati alla pianta seguente. Questo è il Thanos. Questa è una pianta molto instabile a livello di genetica e a livello quindi di fenotipo e di colori e forme che può, diciamo, raggiungere. È una pianta molto particolare, è il primo anno che la coltiviamo e bisogna dire che a livello di rigogliosità è incredibile. C'è da dire che questa pianta, come potete vedere, se ti avvicini lo vedi meglio, purtroppo a causa dei temporali e del tempaccio
si era un po' piegata, abbiamo dovuto aggiustarla un po' e quindi è un po' storta, diciamo che è un po' sbilenca, però se oltrepassiamo questa cosa e sorvoliamo, come potete vedere la pianta è davvero davvero rigogliosa anche questa, ha tanti frutti, meno dell'abanero ma ne ha comunque tanti tanti, e niente, è davvero bella, e vi lascio diciamo alle riprese di Ema per mostrarvi quanto è bella. Passiamo alla pianta successiva e qua davanti a me c'è un Golden Primotali. Anche questa è una pianta di cui siamo molto soddisfatti perché è una varietà che non si trova diciamo online nei negozi, e quindi sono dei semi che davvero a mio avviso sono molto molto pregiati, molto ricercati. Come vedete anche questa pianta si è espansa molto in dimensione, in larghezza, è cresciuta meno in altezza ma è davvero un cespuglio. E se vieni qua dietro ti faccio vedere anche alcuni dei frutti già di colorazione definitiva, quindi maturi. Eccoli qua, come puoi vedere questo è un Golden Primotali maturo, anche questo più o meno, questo deve ancora raggiungere la maturazione e questo più o meno è maturo. Vi faccio notare questa cosa qua. Allora, questa cosa qua non dovete spaventarvi, allora esteticamente parlando ovviamente rovina un po' l'estetica del peperoncino. Tuttavia non è un problema, sono purtroppo le cimici che mangiano la parte esterna e quindi rimangono questi segni appunto dove è stata diciamo in un certo senso tirata via il colore esterno. Però il peperoncino, ve lo posso dire con tranquillità e garantire, è ancora edibile, si può mangiare e si può quindi essiccare, si può utilizzare per le nostre preparazioni. Questa pianta bellissima è l'Agica rapita, è una delle piante di quest'anno che a me sta piacendo di più perché è originale, ha questi frutti che sono delle bacche piccolissime, guardate le mie dita, guardate la dimensione delle bacche, è molto buona, cioè come sapore è davvero incredibile, è un classico chinense, quindi il classico sapore fruttato dolce del chinense. Come potete notare questa pianta, anche questa ha subito un temporale, si era spezzato un ramo portante, uno di due rami portanti, quindi la parte di sinistra si è rovinata e si è piegata il lato destro in avanti, però come potete vedere ha continuato a crescere ed è davvero rigogliosa, anche se solo da un lato, anche se è un po' caduta verso il basso. Ultima cosa vi dico di questa pianta, secondo me questo frutto si presta molto ad un allenamento per il piccante, per il mangiare il piccante, perché come potete vedere queste bacche essendo piccole possono essere una monoporzione da mangiare e da diciamo per poter insomma abituarsi alla quantità, partendo da quantità ridotte di capsaicina. Ora vi faccio vedere che me lo mangio ed è davvero buono, non è tanto, quindi è sopportabile anche per chi inizia diciamo da poco tempo col piccante, e poi è molto dolce, molto saporita, molto fruttato. Parlando del livello di piccantezza, questa pianta si aggira intorno alle 100.000 scoville, quindi un po' più leggero di un abanero e un po' più piccante di un Agi Lemon, insomma è quella via di mezzo, diciamo anche giusta per i primi approcci al mondo del super piccante. Come potete ben vedere questo è uno dei peperoncini che più mi entusiasma di quest'estate, è un Golden Reaper, sarebbe una variante oro del Carolina Reaper. C'è da dire che questa pianta, come tante altre che vi ho mostrato, ha subito anche questa gli effetti dei temporali e del tempaccio, si è spezzato sia qua ma soprattutto qua una parte di biforcazione, quindi ho lasciato crescere un getto ascellare, insomma una femminella, che ha portato a tutto questo bellissimo ramo colmo di peperoncini. Non è forse bellissima da vedere, però insomma per quello che ha subito siamo riusciti a salvarla e a renderla comunque produttiva, anche se non è troppo grande, ma a renderla produttiva e in salute. Bene ragazzi, questa era una piccola parte delle nostre piante, e non ve ne mostro anche altre perché mi sembra di avervi già fatto vedere abbastanza. E che ne pensate? Scriveteci nei commenti se vi piacciono, anche se volete altri consigli come al solito o avete problemi che vorreste che proviamo a risolvervi, e noi faremo il possibile come sempre. Come sempre vi ringraziamo per il vostro sostegno, siete sempre di più. Vi ringraziamo per aver raggiunto i 2000 iscritti su YouTube e superati anche ormai, e i 200 iscritti sul canale Telegram, sulla community che abbiamo creato e che siamo davvero
contenti di come sta andando e del clima che si è instaurato all'interno del gruppo. Vi invito come sempre a iscrivervi quindi al canale YouTube se già non lo siete iscritti, ad andare a fare un salto nel canale Telegram e nella pagina Instagram. Per il resto io da queste bellissime piante e questo bellissimo giardino vi saluto e ciao a tutti.